Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova video lezione di storia sull'uomo di Neanderthal. Iniziamo a collocarlo nel tempo, quindi quando visse. Siamo sempre nella preistoria, in particolare nel Paleolitico. Ritorniamo alla nostra linea del tempo. Il Paleolitico ha inizio 2 milioni di anni fa e termina 10.000 anni fa. L'uomo di Neanderthal comparve 300.000 anni fa e si estinse 30.000 anni fa all'incirca, visse quindi in questo periodo di tempo del Paleolitico. Parlando di Paleolitico, non possiamo non ricordare le grandi glaciazioni avvenute sul nostro pianeta in questo periodo. In questa immagine possiamo vedere che cosa stava accadendo, quindi grandi glaciazioni che hanno provocato dei grandi mutamenti climatici, quindi dei grandi cambiamenti nel clima sul pianeta Terra. Ma intorno ai ghiacciai, si trovavano delle vaste pianure e in queste vaste pianure vivevano diversi animali. Ma quali erano gli animali nel Paleolitico? Ne vediamo alcuni. Ecco il mammut, ecco invece il rinoceronte lanoso, le renne, infine il bisonte. Perché questi animali vissero e poterono vivere appunto nel Paleolitico in un clima così freddo? Perché riuscirono ad adattarsi al clima, soprattutto grazie allo strato di grasso che ricopriva il loro corpo e al loro fitto pelo. Questi animali furono protagonisti di grandi migrazioni, cioè si spostarono alla ricerca di erbe, radici e frutti, che erano sempre più scarsi nelle zone in cui vivevano. Ecco che allora anche l'uomo dovette seguire la migrazione degli animali, perché anche per l'uomo le erbe, le radici e i frutti scarseggiavano e quindi si dovette dedicare principalmente alla caccia di questi animali, che iniziò a seguire nelle loro migrazioni. Ma dove migrò, quindi dove visse l'uomo di Neanderthal? Possiamo vedere da questa cartina. Vediamo l'Europa e parte dell'Asia. E vediamo un cerchiolino bianco che si trova in Germania, nella valle di Neander. Quindi l'uomo di Neanderthal visse principalmente in Europa e in Asia, ma nella valle di Neander, quindi in Germania, sono stati rinvenuti i primi ritrovamenti fossili, quindi i primi resti dell'uomo di Neanderthal. Ma quali sono stati questi resti fossili che sono stati rinvenuti? Beh, i primi ritrovamenti fossili, abbiamo detto, sono avvenuti in Germania, nella valle di Neander, più precisamente nel 1856. Qui da questa immagine possiamo vedere uno scheletro dell'uomo di Neanderthal. Altri ritrovamenti sono avvenuti nell'Ottocento e nel Novecento, per esempio in Belgio, in Francia, ma anche in Italia e in Asia. Da questa immagine possiamo vedere il cranio dell'uomo di Neanderthal e quello che ci salta all'occhio immediatamente è la fossa del naso, quindi guardate quanto è larga rispetto a quella dell'uomo moderno. E quindi vediamo da questa immagine una ricostruzione vera e propria dell'uomo di Neanderthal. Come è stato ricostruito? Come è stato possibile appunto ricostruire l'aspetto fisico dell'uomo di Neanderthal? Proprio grazie a questi ritrovamenti, grazie allo scheletro e ai resti fossili che gli archeologi hanno ritrovato. Vediamo meglio dunque l'aspetto fisico dell'uomo di Neanderthal. Nell'immagine vediamo associato l'uomo di Neanderthal con l'uomo moderno. Innanzitutto l'altezza, l'uomo di Neanderthal era alto circa 1,60 m, le donne invece all'incirca 1,50 m. Aveva degli arti robusti, un'ossatura veramente massiccia, delle ossa molto più grosse rispetto all'uomo moderno. Il corpo era tozzo e molto muscoloso. Il cranio, come abbiamo visto anche dall'immagine del fossile precedente, era più grande dell'uomo moderno. Le arcate sopraccigliari erano sporgenti, il naso era largo e prominente, quindi molto sporgente, e gli zigomi invece erano, a differenza del naso, poco accentuati. Lo vediamo anche qui da questa immagine. Vediamo ora quali erano le abilità dell'uomo di Neanderthal. Prima di tutto, lo vediamo molto bene da questa immagine. Caccia in gruppo, cacciavano in gruppo per poter quindi trovare del cibo e sopravvivere a queste temperature così fredde. Ma era anche in grado di costruire dei manufatti,
cioè degli utensili in pietra, scheggiati con delle tecniche particolari, e con queste pietre riusciva a costruire delle vere e proprie armi, come possiamo vedere da queste immagini. Le punte delle lance che vediamo sotto alla nostra destra, tra l'altro, venivano fissate anche grazie ad una colla che veniva ricavata dalla resina di alcune piante. Con questa resina l'uomo di Neanderthal riusciva a fissare ancora meglio le punte di pietra ai bastoni di legno delle sue lance. Ma continuiamo a parlare di abilità, lo vediamo dalla prima immagine. L'uomo di Neanderthal realizzava delle pellicce, scuoiando con le sue pietre degli animali cacciati e con queste pellicce si riparava dal freddo. Inoltre, così come i suoi predecessori, dominavano molto bene il fuoco. Vediamo ora lo stile di vita dell'uomo di Neanderthal, come vivevano. Da questa immagine vediamo che vivevano in gruppo, potevano vivere all'interno di grotte naturali, non solo, perché, come potete vedere da questa immagine, potevano costruire delle vere e proprie capanne attraverso l'utilizzo di ossa di animali cacciati e che poi venivano rivestite con le pelli di animali proprio per proteggersi ancora di più dal grande freddo. Continuiamo a parlare dello stile di vita dell'uomo di Neanderthal. Innanzitutto sappiamo che era nomade, come dicevamo prima, grandi migrazioni, quindi si spostava da un luogo all'altro. Un'altra caratteristica particolare era che seppelliva i morti. E qui lo vediamo dall'immagine, seppelliva i morti in una posizione fetale, come un feto, quindi rannicchiati su se stessi, e li circondava da utensili e monili. Questo ci fa pensare a un vero e proprio rito, quasi un rito religioso, e ci fa ipotizzare che forse gli uomini di Neanderthal credevano anche nella vita oltre la morte. Parliamo ora di comunicazione. Così come i suoi antenati, anche l'uomo di Neanderthal comunicava con i suoi simili attraverso gesti, ma probabilmente anche con dei suoni vocali, quindi suoni della voce. Infine, parliamo dell'estinzione dell'uomo di Neanderthal, cioè quando è scomparso dal nostro pianeta Terra. Intanto possiamo dire che per un lungo periodo di tempo, cioè per migliaia di anni, hanno convissuto l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens, che vedremo successivamente. Quando è avvenuta questa estinzione? Circa 30.000 anni fa. Ora, non è ben chiara la causa di questa estinzione. Gli storici hanno fatto diverse ipotesi, come ad esempio mancanza di risorse. Abbiamo visto appunto che viveva in un clima veramente molto rigido e difficile, ma anche una minore natalità, quindi a un certo punto potevano esserci stati meno nati tra gli uomini di Neanderthal. Potrebbe anche darsi che siano stati sopraffatti, quindi vinti dai sapiens, però non è ancora ben chiaro, per cui ci sono diverse ipotesi che hanno fatto gli storici a proposito appunto dell'estinzione dell'uomo di Neanderthal dal nostro pianeta. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa lezione sia stata comprensibile e chiara per tutti voi. Arrivederci!